Buongiorno a tutti di nuovo, ben arrivati se siete arrivati ora. È il momento, siamo ancora in zona festa mobile, così come siamo stati un attimo fa in zona festa mobile dopo i due film del concorso della mattinata. È l'incontro stampa per Sex Story, il film che Cristina Comincini e Roberto Moroni hanno realizzato, e vi presento le persone che sono a questo tavolo. Comincio da Maria Pia Mirati. Ciao Maria Pia, che dirige le teche. Prima c'è stato un grande elogio delle teche, non smetteremo mai di farlo. Sabina Ciuffini, che è una delle protagoniste del film e non solo. Gianandrea Pecorelli, che è il produttore, e Paolo Del Brocco, che è l'amministratore delegato di Rai Cinema. Ho già spiegato il meccanismo, io non mi fermo per dire ci sono domande, quindi quando avete delle domande potete alzare il braccio e vi cedo volentieri la parola. Cristina, ci raccontate come è nato questo progetto? Era esattamente così la sollecitazione arrivata dalle teche, o che cosa è accaduto? Maria Pia mi ha chiamato e mi ha detto se mi andava di fare un documentario a partire dal repertorio delle teche. E io ho pensato subito a Roberto, perché Roberto sa tutto della televisione, ne è un cultore, conosce ogni cosa, gli piace moltissimo, ha lavorato in televisione. Ho detto sì, vorrei farlo con Roberto, e abbiamo deciso di proporre non le donne, perché quello poteva essere subito, ma il sesso, perché mi sembrava che non è stato ancora fatto un lavoro sul sesso a partire dalla televisione, e poi anche ovviamente come nella realtà italiana la televisione l'ha rappresentato è stato in questo cambiamento straordinario. E dunque ci sembrava un modo per raccontare tante altre cose, perché appunto la relazione uomo-donna, i corpi, la procreazione, la famiglia, tutto. Ovviamente non sapevamo cosa avremmo trovato, e all'inizio mi ricordo, adesso poi Roberto lo può dire meglio di me perché ha fatto un enorme lavoro con le persone delle Teche Rai, che sono bravissime, chi lavora sul materiale. La ricerca era che chiave mettiamo, sesso, sessualità, corpi, cioè non sapevamo cosa veniva fuori in realtà. In realtà è venuto fuori un materiale pazzesco che ci ha stupito anche a noi, come la RAI potesse raccontare un argomento che oggi, diciamo la verità, è tabù, e che l'ha raccontato in questo modo, anche di incoscienza, anche dando conto dell'arcaicità assoluta da cui veniamo nei rapporti sessuali, nel senso di che cos'è appunto il matrimonio, la virginità, la procreazione, tutte cose che sembrano a noi oggi proprio di tempi lontanissimi, mentre non sono tanti anni, 3 decenni. È venuto fuori un materiale sorprendente che abbiamo deciso di mettere insieme senza commento nostro, ma che si raccontasse dal nostro punto di vista, però da solo. Per cui questa è stata un po' l'origine. Vuoi aggiungere qualcosa, Rob? Sì, io devo premettere che... spento, credo. Ora si sente? Sì. Ok. Dunque, devo premettere che... io sono nato e cresciuto a Milano e sono figlio di quella che credo dagli anni 60 si chiama Mamma Rai. Allora, si chiama Mamma Rai forse per un motivo, non so esattamente quale, però un motivo ci sarà. Credo che la mia generazione e quelle, diciamo, le altre tre immediatamente precedenti abbiano ricevuto una formazione culturale dalla Rai straordinaria. La RAI documentava la vita. Adesso noi stiamo parlando del sesso alla RAI, però la RAI effettivamente è stata per tanti anni un dispositivo fondamentale per la crescita culturale del paese. Noi abbiamo cercato in questo documentario di, a nostra volta, di documentare il rapporto osmotico tra il paese e il mezzo. Nessuno sa se sia nato prima l'uovo o la gallina, nessuno sa chi abbia influenzato cosa, ma sta di fatto che nella nostra ricerca abbiamo trovato una straordinaria modernità nell'illustrazione da parte della RAI di come cambiava e cresceva il paese, sia dall'inizio, cioè in realtà
fin dall'inizio. Poi è chiaro che a un certo punto è successo qualcosa fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 e la RAI è stata perfettamente in grado di documentare questo enorme cambiamento e ci siamo ritrovati davanti a materiali che sinceramente ci hanno lasciato sgomenti, direi sbigottiti. Per primo posso dire che, se me lo consentono gli interessati, sono rimasti sbigottiti gli stessi esperti delle teche con cui abbiamo lavorato e che non mi stancherò mai di ringraziare, e non, perché sono delle persone eccezionali e rispondono a una struttura eccezionale e ci hanno non solo facilitato il lavoro, ma l'hanno anche ispirato. E quindi il nostro tentativo è stato appunto questo, quello di ricostruire il rapporto tra il paese e la sua più grande azienda culturale, focalizzandoci in questo caso sul tema del sesso. Ed è stato anche un po' una scommessa, se posso dire, perché così superficialmente, quando uno pensa a RAI e sesso, è un ossimoro, nel senso che tutti abbiamo in mente la TV di Bernabei, il codice Guala, sappiamo perfettamente chi era Filiberto Guala, che poi non casualmente andò a fare il monaco trappista. Eppure, ciò nonostante, da questi materiali che scaturiscono dagli archivi delle teche, viene fuori qualcosa che ci ha fatto cascare la mascella. Poi il documentario si è fatto, credo, un po' da sé, perché appunto le cose hanno cominciato a funzionare in un modo tale per cui girava da solo. Però onestamente, appunto, se posso dire, la nostra reazione, sia da interni che da esterni, è stata davvero di stupore. No, una cosa che vale la pena precisare, ieri c'è stata un'anteprima al grattacielo Intesa, c'erano svariate centinaia di persone e a un certo punto c'è stata una conversazione fra appunto chi ha realizzato, c'era Alessandra Comazzi, Diego Dalla Palma, e un signore del pubblico ha detto: ma tutto quello che abbiamo visto è andato in onda, tutto quello che avete visto, che vedrete, è andato in onda, anche se sembra davvero incredibile. Sabina Ciuffini, tu sei protagonista all'interno del film, ma sei protagonista proprio perché sulla lunghezza delle tue gonne, appunto nei programmi con Mike Bongiorno, sono ormai così una sorta di documento storico. Ci racconti qualcosa di quell'esperienza, al di là di quello che abbiamo visto o vedremo o vedranno nel film? Una frase molto tenera che diceva Mike, lui parlava di ragazzina moderna, quindi questa cosa era interessante. Mike doveva fare questa trasmissione che doveva durare 3 mesi, nessuna voleva questo posto, tutte erano in piazza o al ciclo stile e quindi ci voleva una grande libertà di spirito per accettare una cosa del genere, perché era considerata bassa. E io mi ricordo questo signore strano, perché a casa mia era vietata la televisione, che quindi io non riconobbi subito, mentre scendevo dalle scale del Giulio Cesare con la minigonna, però anche libri di latino, voglio dire, e lui, mi ricordo che insistette un po', io non capivo cosa voleva, e alla fine mi disse: signorina, le sto offrendo uno stipendio. Stipendio? Come? E lì cominciai ad apprezzare la cosa. Ero minorenne, firmò mia madre. E mi ricordo per esempio il primo vestito, ecco, per dire, cioè, chiaramente la ragazzina moderna portava la minigonna, però eravamo ancora state allevate dalle nostre madri, dalle nostre nonne, quindi eravamo moderne però a metà, diciamo. E quindi mi ricordo il primo vestito, che si chiama il vestito gitone, per cui era molto semplice, una tunichetta con 2 strisciettine, e io francamente, rivedendo il primo e il secondo anno del Rischiatutto, in bianco e nero, ecco, era quasi poetico, ma noi non ce ne accorgevamo, e anche la mia fisicità era davvero così esaltata. Infatti io dicevo: ma non capisco, perché insomma ero magrolina, insomma non era proprio una bomba sexy, però effettivamente la cosa funzionò. Io avevo i posti per tenere i piedi fermi, vabbè, questo l'avete già visto, insomma, in pratica, e fu un'esperienza interessante. Voglio solo dire che
tutte le idee del pantaloncino corto, eccetera, eccetera, venivano dai funzionari. Ecco, no, questo è interessante. Erano loro a dare, sì, come il dire, primo pantaloncino corto facciamo gli stilisti, mia nonna, perché in Italia i pantaloncini corti non c'erano, e quindi mi fece un paio di pantaloncini di velluto corti, e mi ricordo che me li faceva corti, corti, dicevo, ma nonna, corti così corti. Sì, sì, sì. Vai. Ho parlato con i funzionari lei. No, comunque, insomma, fu così, ecco. E quindi dettero grande importanza a questa cosa, oh mio Dio, speriamo non sia il mio. E io semplicemente eseguivo gli ordini. No, non è il mio, è viva. No, è uno lontanissimo. Esatto. E io lo spengo nel frattempo. Ma e è il tuo, stai tranquillo. Questo è quanto, ecco. Devo dire che poi io... mi sono accorta dopo di essere stata una testimone, perché io ho visto di tutto, anche dentro la RAI, anche nel periodo, no, più tradizionale, comunque diciamo c'era una diversa atmosfera da oggi, però c'era una grande attenzione a tutto quello che riguardava appunto il sesso. Ecco. Cioè attenzione in che senso? Un'attenzione, come dire, una misura. Faticavano a trovare la misura giusta. Quando il Papa guardava la trasmissione, perché avevamo il sagrestano Rolfi, di cui non vi ricorderete, ma io me lo ricordo molto bene, il Papa vedeva la trasmissione finché c'è stato il sagrestano, io ero vestita fino ai piedi, cioè finché il Papa ha guardato la trasmissione. Ecco, insomma, questo. E poi le misure variavano. Dopo poi cosa è successo? È successo che a un certo punto Mike veniva trattato in una maniera, come dire, un po' militaresca in RAI, quindi se noi invece di 32 milioni facevamo un spettatore di meno, venivamo rimproverati. Alla fine Mike accettò l'offerta di Berlusconi, mi ricordo che l'accompagnai, e mi portò anche lì. E io lì cominciai a vedere appunto la fine di questo incredibile documentario, quando cominciava a uscire tutta un'altra politica, ecco. Meno elegante, meno colta, ecco, che era destinata a diventare poi dirompente. Maria Pia Mirati, ogni tanto vi guarda per vedere se c'è un braccio alzato, naturalmente. Continuiamo a parlare così bene, giustamente, di Reiteke, no? Perché sono un pezzo di memoria fondamentale, è un archivio che di fatto ha un valore... Di documento storico, ed è però un archivio infinito, ed è lo diceva prima Cristina, no? Uno non smette di sorprendersi di che cosa è stato fatto e forse bisognerebbe fare, non da parte del tempo. No, noi facciamo, insomma, forse diciamo, a differenza di quello che succede nella normalità, il matrimonio felice tra Raiteke e Rai Cinema funziona, nel senso che è vero. Noi, io dico sempre noi perché è patrimonio del paese, quindi è patrimonio di una televisione pubblica, quindi è il patrimonio di tutti noi, anche perché noi abbiamo fatto quel tipo di patrimonio. Dico sempre che è un formidabile alto basso. Dentro troveremo tutto, da Pasolini a Saba, per intenderci, da Fontana a Burri, però troviamo anche le persone comuni, che sono la straordinarietà. Insomma, c'è tutto questo alto e basso, lo troveremo tutto in 3 milioni di ore, che insomma è una cosa sconfinata. E sconfinata al punto che persino per noi è complicato gestirlo. Però che fa un archivio oggi? Hai ragione tu, un archivio oggi, se è coerente col mondo che è fuori, quindi non è chiuso in se stesso, valorizza. E quindi fa questo lavoro, che è sempre stato un po' fatto, ma che in maniera sistematica noi abbiamo deciso di fare. Valorizzare significa in realtà riproporre, aprire l'archivio. Ora noi non possiamo aprire del tutto l'archivio, come sapete, per un problema di diritti, però lo reinterpretiamo, lo rinarriamo. Per farlo con Paolo abbiamo deciso a un certo punto di farlo in maniera molto alta, cioè siamo stati ambiziosi. E quindi cosa significa? Chiamare i migliori interpreti dell'immagine, chiamare grandi registi. Questo un po' perché sappiate che interpretare, rinarrare quello che è già stato fatto, cioè il repertorio storico, è difficile, l'hanno già detto loro, è complicato. Cioè riscrivere la storia attraverso pezzi che tu non hai girato, insomma Cristina e Roberto sanno cosa dico, insomma ti crea una serie di problemi. Eppure lo sforzo e il nostro piacere è stato quello.
Significa molto, significa ridocumentare quasi, no? Quello che abbiamo fatto, rivedere una RAI che difficilmente vedi, anche se tutto è andato in onda, come dicevi giustamente tu, ieri abbiamo avuto un paio di domande, ma soprattutto un signore diceva no, ma questa roba non è mai andata in onda, no, è andato in onda tutto. Io devo ringraziare, come ha già detto Roberto Moroni, quelle, le persone che fanno ogni giorno il prodotto, la valorizzazione, la conservazione di Reteche. Qui ci sono Francesca Cadin e Carla Consalvi che hanno aiutato i registi e che sono stato appunto benemerite per questo motivo. Ma ripeto, oggi la valorizzazione passa attraverso la riesplorazione di questi archivi. Sono troppo grandi, non è solo il nostro, parliamo di il nostro, ma parliamo anche dell'archivio di BBC o dell'archivio di France Television, cioè parliamo di enormità che oggi finalmente ci fanno vedere la storia diversamente. Cioè non è più solo una storia di libri, ma una storia audiovisiva. Quindi abbiamo oggi un'opportunità straordinaria. L'ambizione di vedere attraverso gli occhi di grandi registi significa anche una narrazione nuova, ma la riscoperta di quelli che erano i nostri, di quello che è stato il paese, un paese completamente differente. Ora, diceva bene Roberto, parliamo di un ossimoro, sesso e televisione, però oggi chi mai potrebbe fare quelle cose che sono state fatte? Noi abbiamo, i registi aprono con un grandissimo pezzo, che è un programma di Enzo Trapani, straordinario, un'eccellenza della regia, un'eccellenza della tecnica dentro la televisione pubblica, insomma anche con una storia difficile, perché era un personaggio difficile, poi non riesce nemmeno a essere compreso fino in fondo. Strix, 78, è un programma incredibile, nel quale troverete non solo la rottura dei linguaggi tradizionali e quindi lo svecchiamento, la rottura con la televisione, diciamo, scusatemi, dei mutandoni, no? Che è la televisione appunto dei democristiani, dei censori, dei Bernabé, eccetera, ma troverete la cultura tecnica, cioè la qualità di ripresa, la qualità del prodotto, usavamo ancora la pellicola allora, e non, insomma, per ultima cosa dico, guardate che il patrimonio è così esteso che dentro troviamo pellicole 16, 35 mm e 25 tipologie di magnetico, per cui quando i registi si avvicinano a patrimoni così importanti e così complicati anche dal punto di vista tecnico, devono anche scegliere la qualità migliore. E noi, e qui noi sapete che abbiamo il supporto tecnologico al comando di Roberto Rossetto, tra i migliori supporti tecnologici, io dico al mondo, perché riusciamo non solo a digitalizzare, ma a restaurare in casa, a creare le macchine del restauro, del ripristino proprio anche dei materiali, delle pellicole, eccetera. Ecco, questo è un grande valore, è un valore per il paese. Francesco Gallo aveva una domanda, mi pare. Beh, ti porto questo. Io ho una curiosità, visto che il documentario racconta anche, diciamo, l'immagine della donna vista dall'uomo televisivo e non solo durante questo periodo. Oggi cosa è rimasto? C'è rimasto qualcosa di questa, diciamo, discriminazione della donna o di questa lettura della donna vista da un uomo che oggi non c'è più? Cioè, la televisione di oggi cosa mostra rispetto, diciamo, a quello che voi avete fatto, questo excursus storico? Grazie. Per me ho quest'idea, ma non è rimasto niente, nel senso che la televisione non racconta più questo, non lo racconta più in nessun modo, non c'è più niente, il prossimo archivio non ci sarà più, nel senso che saranno solo talk show politici e non si potranno montare perché la politica invecchia troppo rapidamente e come tale sarà, io credo che questo documentario serva anche a questo, cioè a lanciare all'oggi la richiesta di in altri modi, perché siamo cambiati e tutti gli strumenti sono cambiati, di rifare il racconto di come siamo, al di là della politica, che tutto non è politica, il costume forse è una politica più del profondo e più interessante anche da certi punti di vista, per la cultura, per la tesione. Per cui non credo che sia rimasto, cioè noi sappiamo che da quella storia è nato, che noi eravamo così e che oggi per fortuna siamo anche molto diversi, nel senso che appunto tutta la questione della virginità, il primo, la moglie, l'amante, non che non ci siano le mogli e l'amante perché ci staranno sempre, però diciamo le cose sono cambiate.
Però la cosa incredibile è che in un mondo così arcaico come raccontiamo noi, ci si raccontava. In un mondo in cui tutto sembra possibile, non riusciamo più a raccontarci. E questo il documentario lo mostra non solo per i documentari, ma anche per il cinema. Perché anche, curiosamente, anche in quel momento lì c'è il racconto di noi stessi, ancora di più al cinema di quello che c'è oggi. E per cui è una cosa su cui dobbiamo interrogarci. Io credo che invece sarebbe molto interessante oggi una serie di puntate sul sesso in Italia oggi. Che è cambiato tutto, ma cosa? Lo sappiamo? No, infatti per quello si fanno i documentari, per capire le cose e poi per documentarsi e capire. Per noi, io credo che il rapporto tra le donne, io penso che c'è anche molta paura, perché lì c'era un'incoscienza e dunque non si aveva paura di dire delle cose che oggi sembrano, ma anche a ragione, diciamo, politically correct, non si possono dire alcune cose, però questa cosa qui forse deve permanere. Io non sono, non penso che uno, c'è il limite alle cose, c'è la scoperta che per esempio come il pezzo di Gregoretti sui molestatori seriali è uno pezzo di oggi, è bellissimo, e oggi noi pensiamo che tutto questo non va bene, però per esempio riguardo anche le molestie, per dire l'argomento, ma sarebbe interessantissimo fare un'inchiesta su come le facevano allora e non soltanto limitarci alle denunce o al caso di cronaca. Ecco, la televisione lì rifletteva, cioè non faceva solo l'oggi giorno per giorno, ma faceva un lavoro di riflessione su se stesse e sulla società. E penso che manchi, per cui la risposta è non lo so, perché non lo fa più la televisione. Paolo, prima, poi tra poco dobbiamo chiudere, prima giustamente Maria Pia Mirati sottolineava una cosa che dovrebbe essere naturale, no? Poi diventa eccezionale, quella del dialogo fra due pezzi della maggiore azienda o industria culturale che abbiamo in Italia. Immagino che questo rapporto di collaborazione continuerà, avete altri progetti? Abbiamo già fatto alcuni progetti, ce ne sono altri in pista, è un rapporto doveroso, ma poi sai, il problema è che pensiamo sempre che le aziende sono, no, dei meccanismi automatici o delle strutture burocratiche, le aziende passano per le persone. Quando ci sono persone, come dire, che hanno a cuore il patrimonio del servizio pubblico, e parlo non solo dei responsabili ma delle squadre, no? Di Rai Cinema e della direzione Teche, è anche molto facile collaborare. Io vorrei dire che, peraltro, ringrazio Maria Pia, che ormai per me è un mito, nel senso che è la custode, la vestale del nostro patrimonio, che è enorme, non è un lavoro facile, semplice, anche perché poi dietro la gestione di un patrimonio così ci sono problemi, come potete pensare, tecnici, tecnologici, gestionali, economici, e ne abbiamo di tutti i tipi tutti i giorni. Però volevo dire una cosa, sono particolarmente contento di questa collaborazione, perché qui abbiamo proprio, e quando, no, il cinema incontra la televisione, il fatto che degli autori moderni raccontano la realtà, che è quello che poi deve fare il cinema, e fa comunque il cinema italiano, ma non con una messa in scena di finzione, ma con il nostro patrimonio. E questo devo dire è veramente molto molto apprezzabile. Ringrazio gli autori che si cimentano in questa cosa, perché poi comunque anche in questo c'è una certa generosità, no? Nel passare dal cinema classico a questo tipo di lavoro. Poi con Cristina ci lega una colleganza universitaria che nessuno lo sa, perché non è io che ho fatto cinema, è lei che ha fatto economia e commercio. Pure tu, e quindi, esatto, quindi abbiamo preso anche dei premi su questo, quindi che non c'entrano niente con il cinema. E che volevo dire? No, invece voglio dire una riflessione così, più che da utente, più che da dirigente di azienda. Vedendo questo documentario, a me ha lasciato un pizzico d'amarezza, perché pensate che libertà intelligente, che oggi non abbiamo più nessuno, pensate che modo scanzonato di raccontare una serie di temi senza dover per forza andare a vedere il dietro le quinte, la malizia o che so, paginoni di giornali o di critiche o di social o di tweet sul nulla. Ecco, questa forse è la riflessione che dovremmo fare, forse nel non prenderci troppo sul serio. Ecco, anche noi quando tutti i giorni andiamo a vedere se quella riga che c'è scritta in una sceneggiatura o in un programma o in un'intervista
può essere interpretata in qualche modo. Ecco, questa è una cosa che proprio non mi piace della società, della televisione, dell'audiovisivo, del cinema, di tutto. E su questo forse dovremmo fare una riflessione più profonda, tutti coloro i quali operano comunque nel mondo della comunicazione. Non c'è più la libertà che c'era in quegli anni. Cristina, vuoi aggiungere qualcosa? No, sono molto d'accordo con quello che dicevo prima, cioè paradossalmente nell'epoca della maggiore libertà, insomma, diciamo, non ci sentiamo liberi noi, liberi anche di sbagliare, perché in questo documentario ci sono anche delle cose che non sono bellissime, però rappresentano quello che noi siamo. Forse anche nel cinema c'è questa angoscia sempre di non so da che deriva. Quello farebbe parte di un altro incontro che potremmo fare. Vale la pena fare. Gianandrea, l'ultima cosa. Volevo solamente aggiungere una cosa alle parole di Paolo. Pensate invece a quanta, oltre a quello che dicevi tu, a quanta leggerezza, a quanta autoironia c'era in quel periodo in cui non si potevano mostrare le cose, ma si dichiarava che non si potevano mostrare le cose e ci si scherzava sopra. No? Come c'è quello sketch con Walter Chiari e Delia Scala, dove lui le dice no, questo vestito forse non va bene, lei dice no, 1890 andrà pure bene. O quello di Boncompagni con Amanda Lear, che sono delle cose straordinarie se ci pensate, perché è proprio si cade nel discorso metalinguistico, no? La RAI che si censura però si prende in giro perché si censura. Io l'ho trovato straordinario, sinceramente. Gianandrea Pecorelli, un'ultima cosa. È facile o difficilissimo produrre un film come questo? Allora, certo è facile. Aiuto, non so più come deve essere acceso. Comunque, è facile perché si lavora con persone meravigliose e ovviamente lo dico con tutto il cuore. Sono grato che io arrivo per ultimo perché sono stato chiamato e sono molto contento, anche perché questo tipo di lavoro fa parte di un tipo di attività che svolgo anche, diciamo, con altro tipo di, sempre con Rai, con le serialità e da qualche anno anche con le docufiction, che sono un argomento con cui lo collaboriamo molto anche con teche, perché chiaramente la maggior parte dei materiali arrivano dalle teche Rai. È difficile perché, come è stato prima accennato, c'è un problema di diritti, nel senso che la difficoltà di riuscire a liberare, chiamiamo così, l'utilizzo di determinati materiali all'interno di quello del contesto dove erano stati inizialmente collocati è difficilissimo. Negli anni soprattutto si sono perse tutta una serie di informazioni, sono cambiate ovviamente anche tutte le disposizioni giuridiche, tutte le situazioni per cui vengono ceduti dei diritti d'immagine, di contenuti, per cui tutti quanti noi sappiamo perfettamente che è impossibile utilizzare una canzone che sia dei Beatles o che sia anche del cantante di X Factor, non è quella la differenza. Però lavorando soprattutto su tutto ciò che è stato prodotto negli anni fuori contesto, nel senso che, cioè, utilizzarli per un altro contesto è complicatissimo. Non so se si riuscirà mai a riuscire a capire con gli autori, con la SIAE, con tutti gli aventi diritti, una forma di liberalizzazione all'interno ovviamente di utilizzi leciti, perché chiaramente è chiaro che se poi utilizzi una cosa all'interno di una pubblicità diventa un'altra cosa, per cui chiaramente c'è un uso strumentale e commerciale dell'informazione o dell'immagine già realizzata. In questi casi dove invece diventa un lavoro di documentazione di ciò che è stato prodotto, anche se in un altro utilizzo, chiaramente ci vorrebbe, forse proprio perché sono cambiati anche i mezzi, perché si è digitalizzato, perché c'è la possibilità di accedere in una maniera, voglio dire, con tutte le difficoltà di questo mondo, ma comunque più facile, perché chiaramente c'è un sistema di logoritmi probabilmente dove è possibile accedere a tutta una serie di informazioni, cosa che magari 10 anni fa non era possibile, perché si andava a cercare tra le pellicole. Ovviamente forse si dovrebbe trovare il sistema anche a livello giuridico con gli autori o con gli aventi diritti sulla possibilità di poterli utilizzare. Quindi invochiamo maggiore flessibilità, ecco. Sì, l'ho fatto anche in una recente riunione del MIA, ci sono stati subito degli autori che sono insorti, perché dico la stupidaggine, cioè se Alberto Lupo dice buongiorno all'interno di un programma con 5 autori, occorre avere l'autorizzazione di quei 5 autori, perché automaticamente quel buongiorno è a 5 paternità, e più bisogna avere l'avente diritto, cioè Alberto Lupo, chi per lui, se non ha ceduto l'immagine extra context, tutti gli aventi diritti di Alberto Lupo. Dico la cosa più semplice di questo modo, quindi immaginate tutto il resto. Maria Pia, prego. Assolutamente, discorso cruciale, oltretutto in epoca digitale il punto cruciale è il diritto, se no naturalmente rischieremo di non vedere niente, questa è una delle cose importanti. Però
Intervengo solo per ringraziare Gabriele Genuino che segue paternamente, diciamo così, Gabriele, con tutte le difficoltà, il nostro matrimonio felice, no? Okay, vabbè. Allora vi ringrazio moltissimo, grazie, naturalmente, vi auguro buon lavoro, come ovvio. Grazie. Grazie.